Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Messaggio della Santissima Trinità a Miriam nelle apparizioni di Carbonia il 1 luglio 2021. Testimoniate la verità, testimoniate di essere figli del Dio vivente. Sono colui che sono il tutto. Sono con voi che mi amate, sono colui che viene a prendervi. Sapienti delle cose di Dio, sarete in Dio e vivrete in Dio. Nelle beatitudini celesti entrerete, sarete forti nello Spirito Santo e sarete divini nel divino. Amati figli, lo raggiunge amara per coloro che sono lontani da me. Io ho chiamato e richiamo. Vorrei stringervi tutti al mio petto, figli miei. Vorrei riabbracciarvi a me e unirvi a me per sempre, donarvi la vita eterna in me, nella gioia infinita dell'amore. Vivo nell'attesa di voi, figli miei. L'attesa è lunga, però voi non vi convertite. Ascolto il battito del vostro cuore. Non batte per me, ma batte per le fesserie di questo mondo, per le cose che passeranno. Non siete uomini di fede, siete uomini di mondo. Vi richiamo come sempre per amore, perché sono vostro padre, vi richiamo per educarvi a tornare a me, ad essere rispettosi di colui che vi ha creati, di colui che vi ha messi al mondo, di colui che vi ha soffiato la vita. Vi richiamo sempre affinché possiate godere in eterno delle bellezze che il Padre vostro ha creato per voi. Non ponete ostacoli alla mia opera, figli miei. Andate avanti e amatevi umilmente. Ascoltate la mia parola, decidetevi per Dio, lasciate le cose di questo mondo che più non vi appartengono. Amate i figli, andate per le vie del mondo annunciando la mia seconda venuta, rivestitevi di luce, rivestitevi di amore, abbracciate l'amore, portatelo nel mondo. Testimoniate la verità, testimoniate di essere figli del Dio vivente. Dio è vivo, non è morto, figli miei. Dio è risorto dai morti, egli vive ed è in mezzo a voi. Egli vi conduce e vi porta tra le sue braccia. Interviene nei momenti più difficili, anche se voi non vi accorgete di nulla. È sempre presente, pronto a sollevarvi da ogni attacco del maligno. Tante sono state le volte che Dio Padre è intervenuto ad aiutare i suoi, diversamente Satana avrebbe già distrutto questa umanità e questo mondo. Oggi siamo ormai giunti alla fine di questa storia antica. Sta per entrare la storia nuova. Per questo vi dico, figli, di rivestirvi di luce, di spogliarvi delle cose che non vi appartengono, di tornare al Padre vostro per godere poi eternamente la vita per la quale voi siete stati creati. Rinunciate oggi a Satana, figli miei, rinunciate alle sue seduzioni, rinunciate alle sue menzogne, tornate ad essere luce nella luce. Ho bisogno di voi, figli miei, di tutti voi che pregate incessantemente questo Santo Rosario e vi unite a Maria Santissima in questa missione. Ho bisogno di voi per intervenire in anticipo e mettere fine a questo sfacelo che c'è nel mondo. A questo orrore che Satana ha creato. Lui sa di aver perso questa battaglia, lo sa più di voi, figli miei, ma cerca di distruggere ogni cosa fino all'ultimo momento. Cercherà di essere sempre più cattivo per offendere il Dio Creatore. Batte forte il mio cuore per voi, figli miei, per voi che mi ascoltate, per voi che dedicate la vostra vita a questa missione. Batte forte il cuore del Padre vostro per tutte le cose buone che avete operato per lui. Batte forte il cuore del Padre vostro che vi ama infinitamente e desidera che voi siate tutti suoi nell'amore e nella felicità eterna. Siate ormai vicini all'alba del nuovo giorno. In tanti messaggi ho dato questo annuncio, ma oggi siamo sempre più vicini, perciò vi dico, siate gioiosi, spogliatevi della tristezza, abbandonate il fango della morte, scrollatevi di dosso ogni negatività, figli miei. Bagnatevi con l'acqua benedetta, esorcizzate e pregate che questo tempo passi in fretta.
promesse di Dio si adempiono. Egli ci garantisce che questo tempo passerà veloce, che i suoi figli non si accorgeranno più di tanto del dolore che verrà su questo mondo, perché il tempo scorrerà veloce. Amati miei, ho abbreviato il vostro dolore a causa dei miei eletti, coloro che hanno donato la propria vita per la vostra salvezza. Figli miei, vi amo infinitamente. Se voi riusciste almeno un poco a capire questo mio amore, correreste a me come bambini innocenti. Buttereste le vostre braccia al mio collo e mi chiamereste padre. E mi ringraziereste di tutto questo amore, di tanta misericordia che ho avuto per voi, per tutti i miei figli. Avanti, bambini miei, avanti. Nulla è perduto, il tempo si chiude, ma la vita continua in me. Tutti vi prendo con me e vi poserò in un mondo fatto di cose deliziose. Pregate, pronunciate sempre parole d'amore, pregate per i vostri nemici. Pregate per i vostri fratelli, indirizzate tutti verso la casa del Padre. Avanti, tutto è pronto, io sono con voi, misericordiosamente sono con voi. Ricevete ora la benedizione dalla Santissima Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non c'è molto da aggiungere a questo messaggio di amore. Un messaggio che vi invito a rileggere più volte, perché sono le parole della Santissima Trinità per ognuno di noi, parole che ci indicano che i tempi sono quasi maturi, ai segreti di Medjugorje, sono quasi maturi, perché un nuovo mondo è alle porte. I segreti di Medjugorje sono molto vicini e con essi tutto il male dalla terra sparirà, spariranno le politiche, l'economia, le religioni, resterà soltanto Dio, questo Dio che scenderà in Gesù Cristo, tra le nuvole, nella gloria, con i santi, con gli angeli, col paradiso, a fare nuove tutte le cose. E così noi potremo vivere in un nuovo mondo dove Gesù, la Madonna, gli angeli saliranno e scenderanno dal cielo, e la gioia sarà infinita per sempre, per tutte le generazioni, per sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito. Troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.